Ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo arrivati finalmente alla fine di questa stagione, la terza stagione del podcast Siamo Artigiani Veri e faccio questa puntata la dedico a me, a tutto il lavoro che c'è stato dietro e anche a spiegare alcune cose che magari forse vedendole per alcuni minuti non siamo. Molti di voi non riescono a capirlo. È stata una stagione veramente bella, interessante, dove ho intervistato veramente artigiani che non credevo in qualche maniera esistessero, ma come persone, ma anche e soprattutto come mestieri. Soprattutto vorrei citare una delle ultime interviste dove in qualche maniera la persona a cui che ho intervistato ha detto una cosa veramente importante. Gli artigiani non sono dei panda in via di estinzione. Questa proprio è una frase che mi ha folgorato, che secondo me i vari enti pubblici, i vari comuni, i vari associazioni dovrebbero proprio scriversela nel muro. Per il semplice fatto che gli artigiani, almeno per quanto riguarda la mia regione, non sono tuttora ancora sviluppati, come dovrebbero essere, tenuti anche soprattutto in considerazione per come dovrebbero essere, per come dovrebbero, essere considerati. Il problema è che gli artigiani vengono principalmente sfruttati, tra virgolette, sfruttati, come se fossero degli, passatemi il termine tra virgolette, mobili da esporre in mercati. Ecco, questo secondo me, io parlando da artigiano, non artigiano, scusate, assolutamente detesto, perché secondo me gli artigiani non sono solo quelli, non, e un'esposizione del genere, secondo me, è fare una violenza all'artigiano stesso. Esporre gli artigiani a livello di mercato come se fosse un mobile, come a mo' di bancarella, non ha significato per i tempi che ci sono adesso. Quindi io in questo podcast, nella prima, nella seconda, nella terza stagione, dove nella prima ho cercato di presentarvi gli artigiani che ho conosciuto io nelle Marche, e anche un po' nella seconda, nella terza sono andato anche fuori con mille difficoltà, perché c'è chi mi ha detto di no, c'è chi mi accusava di in qualche maniera tenere far considerare degli artigiani come dei Belzebù. C'è chi mi ha anche insultato perché lui è, questa persona è un maestro artigiano, quindi non devo in qualche maniera rivolgermi a quella persona dandogli del lei ma del voi. Siamo nel 2024, non siamo nel 1830, quindi vorrei dire a quella persona: comincia un po' un attimo a svegliarti fuori perché rischi di estinguerti. Però ci sono altri artigiani che non aspettano gli enti, le istituzioni, ma creano delle risorse del territorio, dandogli una formazione, dandogli un futuro. Però poi purtroppo queste persone se ne vanno in altre regioni, creando ricchezza verso altre regioni. Però a un certo punto arriva dove può l'artigiano, l'azienda, l'artigiano stesso. C'è una tradizione in Italia veramente bella, veramente interessante, veramente ricca, che rischia di scomparire. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo detto per diversi punti, tra cui non c'è un ricambio generazionale. Non esiste, o almeno per quello che vedo io, ce n'è poco o si fa fatica. Oppure c'è l'evento, insomma, delle grandi, del fast fashion, degli ordini online, dove le nuove generazioni di ragazzi si stanno buttando per ordinare sempre lì, che in una qualche maniera rispecchia
l'era, perché è l'era della velocità, di non avere tempo, che va incontro, proprio al contrario, con il tempo lento, il lavoro molto lento, dedito degli artigiani, che è una qualità che ha un prezzo e che in qualche maniera ha anche un valore a livello sia regionale, provinciale, ma soprattutto nazionale. Non si sta parlando di Made in Italy, perché secondo me Made in Italy è una parola che fino a un certo punto ha un valore, un senso, ma secondo me si sta parlando di handmade, che è tutt'altro. Infatti all'estero viene divisa la parola artigianalità tra artigiano e cibo, invece in Italia artigianalità è tutto. Anche questo ha molte sfaccettature e andrebbe un po' rivisto. E io ci tengo comunque sia a ringraziare tutti gli artigiani, tutti quelli che hanno contribuito con mille email, mille messaggi, mille rimandi, a portare avanti questo appuntamento, queste interviste che sono state periodiche, una volta o 2 settimane. Quest'ultima settimana appena passata, ho voluto metterlo tutti i giorni per un semplice fatto di essere più presenti e per snellire, perché adesso ci sarà un periodo lungo di pausa e meritata, scusate l'arroganza, ma è meritata questa arroganza, esatto, perché in qualche maniera devo rivedere il tutto, ma devo anche riposare e ricominciare per la quarta stagione, che credo, almeno a livello nella mia idea, vorrei farla in maniera diversa, perché se avete visto bene o male, nelle prime stagioni, soprattutto la seconda e la terza, ma anche dalla prima un po', le domande erano quasi sempre le stesse, quasi sempre, insomma, sempre di base erano quelle. Quindi in qualche maniera vorrei, insomma, anche cambiare questa cosa e ci vuole un periodo per ragionarlo. Quindi da settembre, metà settembre, ottobre, riusciranno tutte le puntate della prima, della seconda e anche forse della terza stagione con post mirati sui vari canali social, per farvi riascoltare al nuovo pubblico le stagioni, le vecchie stagioni, per poi dopo ritornare ad anno nuovo con le nuove puntate. Una parola per Markecraft, che è stata la mia azienda, la mia startup per diversi anni. Non esiste più Markecraft. Markecraft era una startup di esperienze artigianali, dove io per anni ho fatto conoscere, e qui me ne vanto e mi do una bella pacca sulla spalla, anzi due pacche sulle spalle, ho fatto conoscere ad americani, a svizzeri, a olandesi, a tedeschi, a belgi, le varie realtà artigianali dove delle Marche, gli enti pubblici, gli enti privati. Da loro io non ho ricevuto mai niente, solo porte in faccia, solo false promesse, false bugie, per il semplice fatto che loro non sanno dar valore a quello che è veramente il valore dell'artigianato, in questo caso locale, regionale. E quindi io invece sono partito con le mie forze, con le mie finanze a dare valore, perché è un valore questa cosa qua. E quindi, per il semplice fatto che io comunque sia ho cercato di dare valore, ho cercato di dare lustro a questi artigiani, a dare ricchezza e far conoscere soprattutto all'estero, per il semplice fatto che all'estero queste cose non ce le hanno tante, oppure le conoscono fino a un certo punto. Invece noi in Italia siamo completamente
diciamo, oberati da questo made in Italy, da questo artigianato che ce ne stiamo dimenticando. Ma un'altra cosa è anche comunque sia l'artigianato come viene inteso all'estero, viene pagato all'estero, viene messa la qualità e non la quantità. E quindi io per anni ho combattuto questa cosa con le mie forze, ho cercato di far conoscere l'artigianato appunto per le persone che venivano nelle Marche, creando dei ponti, dei collegamenti con persone italiane che lavoravano con gli stranieri, delle persone molto valide, delle persone molto in simbiosi con la mia idea di turismo, tra virgolette, esperienziale, basato sul non sulla quantità, ma sulla qualità dell'offerta. E sono andato avanti per anni. Purtroppo, però, a un certo punto bisogna fare i conti della serva e io a un certo punto non sono riuscito più ad andare avanti. Era più una rimessa che un guadagno. Quindi, in una qualche maniera, io ho stoppato, ho chiuso, ma sono veramente felice di quello che ho creato, della rete che ho creato, di quello, del come ho fatto creare in questi periodi. E poi è bello anche aver scoperto una nuova modalità che da 3 anni faccio, che sono questi podcast, far conoscere attraverso degli audio, semplici audio, delle realtà artigianali interessanti che si raccontano, che in qualche maniera spiegano il loro mestiere, il loro percorso e quello che fanno. E come ha detto qualcuno, magari queste interviste sono proprio, potrebbe essere quasi un archivio storico di conoscenza degli artigiani, perché non esiste un podcast così, almeno ha detto quella persona. E quindi a un certo punto io ho dovuto scegliere continuare con Marche Craft, che era comunque sia un po' alla deriva, un po' al dire ma adesso che faccio, boh, mi ci metto, lo faccio, non lo faccio. Da lì io ho scelto di in qualche maniera puntare su un altro che mi entusiasmava di più, che mi piaceva come modalità molto più interessante. E la questione di Minecraft è stata chiusa, archiviata. Non vi posso assicurare che magari per qualcuno sarà un colpo al cuore, ma non ritornerà più, perché è stata un'esperienza che è servita soprattutto a me, ma che rimane lì. E poi niente, io questa modalità qua della registrazione tramite podcast di interviste mi è piaciuta fin dall'inizio. Devo ringraziare, diciamo, il periodo di Covid per avermela fatta conoscere, e da lì ho incominciato, insomma. Quindi siamo, come dicevo prima, siamo arrivati alla prima esperienza, prima stagione, seconda stagione e la terza, e niente. Quindi io ringrazio chi ha partecipato a questi podcast, chi ha sostenuto in una qualche maniera Markecraft, chi all'annuncio della chiusura del Markecraft in una qualche maniera ci è rimasto un po' male, e soprattutto qualcuno mi ha chiamato, mi ha fatto molto piacere che mi abbia mandato un messaggio, che mi abbia chiamato, ma purtroppo l'ho dovuta chiudere. Se sentite di
dei rumori di acqua barra macchine, sto registrando all'aria aperta dove sta piovendo, una piccola pioggerellina, mi sembrava il rumore giusto. E niente, quindi come vi ho detto all'inizio, ci sarà un periodo di stop, un periodo di ferie forzate, perché comunque tutto il lavoro che c'è dietro, delle 70 interviste tra mandare un'email, contattare, chiamare, mandare le domande, in qualche maniera io mando comunque delle domande prefissate perché non voglio che l'artigiano si senta spaesato. Poi succede che io mi faccio incuriosire da quello che loro dicono, quindi totalmente improvviso su altre domande e cerco in qualche maniera di tirargliele fuori la sua storia, perché essenzialmente l'artigiano, ma non è per tutti, è chiuso, è un orso, quindi l'orso va coccolato e gli va, e non è un panda in estinzione, ma neanche un orso in estinzione, ma va in qualche maniera stimolato, magari con un buon miele o con un salmone, il salmone, per fargli tirar fuori le sue parole. E quindi da lì, insomma, piano piano poi dopo si tira fuori. E quindi niente, ci saranno queste ferie. Ci sarà la riprogrammazione soprattutto della prima e della seconda stagione, non so della terza, ma adesso vediamo, soprattutto la prima e la seconda sicuramente, ma anche vediamo per la terza. E niente, io come ho detto prima ringrazio tutti, ringrazio chi mi ha ascoltato, chi si è rotto le palle sentendomi la mia voce molto monotona, molto non ritmica in alcune domande, ma delle volte ho fatto anche l'intervista in periodi difficili della mia vita, ma con l'entusiasmo giusto. Non è una giustificazione, anche questa cosa qua la devo studiare bene e ci rivediamo alla prossima stagione, alla quarta stagione di Siamo Artigiani Veri, che ricordo che è un podcast che esce su Spotify, su Spreaker, su YouTube, sulle maggiori piattaforme di podcast online, totalmente gratuito, quindi voi potete ascoltarlo, potete condividerlo, potete parlarne con i vostri amici, con i vostri familiari e ecco, insomma, questa è la. Un saluto, un arrivederci, un ciao per la quarta stagione del podcast Siamo Artigiani Veri. Ciao a tutti e buona estate. Estati parate.